Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo ancora di news su Fortnite. Abbiamo visto tutti ieri ragazzi la notizia di punta, la notizia clou che ci ha praticamente fatto scoprire che finalmente è ufficiale. Fortnite per Android arriverà entro questa estate. Abbiamo visto ragazzi quanto la community in giro per il web si sia impazzita, sia uscita dalle righe, perché è una notizia ovviamente che tutti stavamo aspettando. Per adesso però ragazzi dobbiamo solamente avere pazienza e cominciare a vedere quello che succederà settimana prossima su Fortnite, perché come sapete ragazzi ce l'aveva promesso la Epic e sta mantenendo le promesse. Ogni settimana ci sono delle modifiche alla mappa, sia proprio a livello grafico che a livello di fix di bug, sistemazione, inserimento di nuove modalità e ovviamente nuove sfide, nuove challenge. Ed è proprio questo che oggi andremo a vedere assieme ragazzi, le sfide della settimana numero 4. Cominciamo subito con la prima sfida che ci vedrà. Dovrebbero essere allora, queste sono quelle facili da 5 stelline. La prima dice danneggia, quindi fai arreca danno ai nemici con i fucili normali, tipo la R, con gli assault rifle, in poche parole con i fucili d'assalto, per un totale di 1000 punti danno. Quindi molto easy, voi andate in giro col vostro R pulito pulito, ammazzate qualcuno, gli fate male, 1000 punti danno complessivi, 5 stelline. Sfida numero 2 ragazzi, bisogna cercare 7 ceste, ovviamente non possono non mettere che non lo cercheranno, 7 ceste ragazzi a bosco blaterante. Quindi come al solito, come abbiamo visto per questa stagione che Rifugio Ritirato era Pinnacoli 2, adesso ci spostiamo leggermente più in alto e Bosco Blaterante diventerà Pinnacoli 2. Sempre 5 stelline del pass battaglia per voi. Andiamo avanti ragazzi. Molto interessante, questo è un po' che non si vedeva. Cerca 7 cassette delle munizioni in un singolo match. Quindi ragazzi, in una partita dobbiamo cercare 7 cassette degli attrezzi, come le chiamo io. Basta solo scendere eventualmente in una city non troppo affollata e noi avremo già preso le nostre 5 stelline bonus che ci servono. Ovviamente non poteva mancare ragazzi la mappa del tesoro. Quindi vale 10, 10 stelline, quindi un livello del pass battaglia. Cerca tra un camion dei gelati, un elicottero e bench, non mi ricordo cosa voglia dire. Datemi un secondo che cerco cosa vuol dire bench, che non me lo ricordo. Bench esattamente in inglese vuol dire bench e un banco. Un bancone, un elicottero e un camion dei gelati. Ovviamente, ragazzi, è la sfida che sicuramente è la stella che troveremo sicuramente a Putrido Pantano, perché dovrebbe essere l'unico elicottero del gioco. Andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo da visitare. Anche questa è molto interessante, ragazzi. Visita diversi centri della tempesta in un singolo match. Quindi dobbiamo cercare di rimanere al centro della tempesta 5 volte in un singolo match. Molto molto interessante questa missione, molto difficile tra l'altro. In un singolo match, visit the center, different storms. Eh sì ragazzi, è proprio quello, è proprio quello. Altre due sfide da 10 ragazzi. La prima, una kill con le trappole. Era un po' che non la vedevamo, io vi consiglio, molto semplice. Giocate in team, noccate uno, gli barricate intorno, gli mettete il pianale e sopra la trappola. È bello che è andato, vi siete fatti la kill. Ultima kill, cioè ultima sfida, ragazzi, eliminare 3 nemici a spiagge snob. Quindi, ragazzi, anche per questa settimana, con 3, e dico 3 giorni di anticipo, le sfide sono state rivelate su questo canale dal vostro Xioderino.
Io vi ricordo sempre, ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi in tantissimi al canale e di condividere questo video con tutti i vostri amici, perché quasi ogni giorno riusciamo a regalare dei buoni da 10 euro che potete spendere come meglio preferite. Basta solo iscrivervi in tantissimi. Noi ci vediamo presto! Ciao!